Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, come promesso oggi presentiamo l'angolo del Luasso. Sono in compagnia del mio carissimo amico Davide. Ciao a tutti. Che mi dà una mano in questa presentazione. E, intanto per chi non è di Genova, Davide, spiegaci cosa vuol dire Luasso. Come dire, Luasso tecnicamente è la spigola, un pesce. Però qua a Genova si dice luasso, come per dire un po' un teinescio, sì, un fessacchiotto. Non è di Genova, non lo capisce lo stesso. Esatto, non capisce. Comunque vuol dire appunto un angolo del divertimento. Del cazzeggio, dai, fateci passare il termine. Spariamo due velinate e andiamo avanti così. Allora, sì. Quindi abbiamo già in cantiere qualche bel argomento. Direi che ce ne sono già un po' sì, importanti, di luassi ce n'è tanti. Quindi se vi fa piacere ci passiamo insieme qualche minuto, cercheremo sempre di parlare sempre di pesca. Certo, l'argomento pesca rimane l'argomento pesca rimane questo, però siccome che la pesca è un divertimento, noi abbiamo pensato di fare questo angolo, anche perché sennò diventa un po' troppo pesante la cosa, sempre troppo parlare seriosa, di recensioni. Noi non siamo assolutamente così, siamo esattamente il contrario. Quindi abbiamo pensato a questo angolo leggero, così si parla sempre di pesca ma in maniera molto molto sciolta, senza tagli, senza cose particolari. Quindi adesso io monterò il video e metteremo gli errori delle registrazioni del 2016. Vi presentiamo qua la Buba, la mascotte. Lei è Fiamma, in questo caso l'ho lasciata venire sul nostro set a dimostrazione di quello che dicevamo. Lei è Buba, saluta a tutti in camera. Quindi ragazzi, seguiteci se vi fa piacere, perché adesso vi facciamo vedere in coda gli errori, alcuni degli errori, perché alcuni dovevamo bipparli, quindi non l'abbiamo non potuti fare adesso. Vedere, erano troppo esagerati. Comunque qualche errore del 2016 dei nostri video, e poi continuate a seguirci perché ogni tanto vedremo di farne qualcuno, faremo altri video del genere. E qui sotto nei commenti mettete un po' cosa vi interessa, quale argomento volete trattare, tipo il pesce, ognuno perde un pesce, no? E quando perdi un pesce è sempre 55 kg, belli. E allora mettete un po' sotto in descrizione che pesce avete perso voi, di che pesce stiamo parlando, di una balena, io non lo so. È sempre grosso. Io ho questo. Esatto. E quando perdi un pesce è sempre grosso, vedi? Comunque io ho sempre detto, quando mi capita di perdere un pesce, che è un cefalo. Ah, così nel dubbio. Nel dubbio io dico, tanto è un cefalo, un chiasso, frega, e quindi fine così. Va bene ragazzi, facciamo chiudere al nostro Davide come al nostro solito. Seguite i nostri errori e seguiteci sempre sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, seguite le nostre pagine Facebook e tutti un po'. Tutto. Via. Come si chiude? E che la pesca sia con voi. Sempre. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, siamo in compagnia dell'amico Damiano, pro staff Blue Springsteen. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, siamo in compagnia dell'amico Damiano, ciao pro staff Blues. Non ci riesco. Sulle nostre pagine Facebook troverete tutte le modalità di iscrizione, eccetera, eccetera. Sta passando un cazzo di puttana Eva qua dietro col cingolo, è un carro armato, siamo in guerra. Stop, ma vaffanculo. Bene ragazzi, ma devo guardare lì o lì? Perché così devi guardo l'obiettivo. Sì, ma io là guardo al meglio tutte le nostre prossime recensioni. Questo è un video, l'ho detto una cagata. Stacca, grazie. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, vi trasmettiamo da questa stoppa, dai, vaffanculo. Stoppa! Questo mulinello, però la recensione mi sembrava d'obbligo, visto che ne facciamo di tanti tipi e soprattutto quando le faccio sulle cose che mi piacciono. Benissimo. Allora, si presenta in questo modo. Scatola, rido. Guarda! Mulinello che a me piace tantissimo, ho già potuto provarlo e devo dire che è veramente tanta roba, e quando faccio le recensioni che mi piacciono
Royal Metal, un materiale che la Ryobi ha portato ad altissimi livelli perché ha un'anticorrosione, incredibile l'anticorrosione di questo mulinello. Le seppioline piccine, rimoliamole, ma anche sboracchiata addosso. Yo, ciao a tutti. Yeah, c'è Massi che ci aspetta fuori dalla vetrina. Noi dice che siamo più scemi di prima. Noi non ci crediamo e ci annusiamo l'ano. No! Com'è? Parla. Allora, cosa ne pensa della pesca nel 2017? Beh, io penso che ste cazzo di recensioni qua ci hanno rotto le balle. E direi, ragazzi, che vi posso dire? Io mi sto... No, perché basta, cioè...